Grazie a voi, Anna e Michele. Grazie a lei di aver accettato il nostro invito, Padre Matteo. Come dicevamo, che ecco ogni giorno la sua grande missione, con Michele l'abbiamo potuta constatare qualche settimana fa, dove siamo venuti a trovarla a Palermo e abbiamo visto veramente, ecco, come la sua grande fede verso il Signore Gesù è la chiave, è il segreto di tutto quanto lei possa veramente dare di consolazione a chi si rivolge a lei per la preghiera di guarigione o di consolazione. Quindi la ringraziamo perché sappiamo i suoi molteplici impegni e davvero, come ha detto Michele, benvenuto tra di noi, saranno moltissimi stasera i radioascoltatori che sono in attesa della sua parola illuminante. Bene. Ecco, cari ascoltatori, il tema che mi è stato presentato è di grande valore pratico, perché abbiamo sperimentato quanto bene faccia la preghiera per gli infermi. È frutto di un'esperienza, diciamo, ventennale, perché non da 10 anni, ma da 20 anni, noi preghiamo per gli infermi, con gli infermi. E il frutto che ne ricaviamo è innanzitutto una grande pace interiore che ricevono i fedeli quando si avvicinano ad un gruppo di preghiera oppure partecipano ai servizi di preghiera che noi facciamo oppure quando isolatamente vengono a chiedere conforto, una parola. I fedeli si sentono come incontrati da Dio, perché nella preghiera c'è Dio nella comunità che prega, c'è Dio nel piccolo gruppo che prega, c'è Dio nell'uomo che prega, per cui nella preghiera c'è un incontro con Dio che è fonte di pace, di gioia, di serenità e tante volte di benessere fisico. Questa è l'esperienza nostra. E la preghiera è raccomandata da Gesù. Pregate, pregate sempre, senza mai stancarvi. E la preghiera sugli infermi o con gli infermi è un momento particolare. Gesù ci dice che quando abbiamo bisogno dobbiamo rivolgerci al Padre nostro che sta nei cieli e il Padre ci ascolta. Si tratta di pregare con fede, di pregare con insistenza, di pregare come i figli pregano il Padre. Alle volte le persone che sono ammalate non sentono di pregare o vogliono qualcuno che preghi per loro o con loro. Ecco allora l'afflusso di tanta gente qui nei nostri servizi di guarigione. Più che parlare della preghiera, del valore della preghiera per gli infermi, vorrei così dire come avviene presso di noi la preghiera per gli infermi. Noi abbiamo servizi comunitari di guarigione, teniamo questi servizi ogni lunedì sera, servizi ogni giovedì mattina e servizi anche ogni sabato in un luogo che chiamiamo Centro Gesù Liberatore. In questo centro sono più di 1000 persone che vengono e ascoltano, seguono e si sentono qua come restaurati nella preghiera. Il giovedì ne vengono 500, 600 e così anche il lunedì. Come si svolge una preghiera o un servizio di guarigione? Noi pensiamo innanzitutto a un primo incontro del fedele con Gesù nel sacramento della penitenza. Abbiamo dei confessori a disposizione, per cui le persone possono trovare giovamento in questo primo incontro sacramentale. Poi celebriamo lo sacrificio eucaristico, porgiamo la parola nell'umilia, presentiamo gli ammalati al Signore durante la Santa Messa, li rifocilliamo col corpo del Signore, per cui c'è un incontro sacramentale a livello eucaristico
sia a livello di purificazione nella confessione, sia a livello di nutrizione col pane eucaristico, per cui i fedeli già sono preparati da questo incontro, diciamo, sacramentale con Cristo Signore. Durante la messa c'è l'incontro anche con la parola di Dio. Nell'omelia noi presentiamo Gesù, Gesù compassionevole, Gesù buono, Gesù che sempre ha il cuore aperto verso gli ammalati, diciamo una parola di fede, per cui la gente già ben disposta a ricevere la preghiera. Quando poi andiamo nel salone attiguo, oppure nella chiesa stessa, quando si tratta del centro Gesù Liberatore, dopo la capienza di oltre 2000 persone, e allora ecco che innestiamo la preghiera e invitiamo la gente a pregare. L'importante è coinvolgere i fedeli, coinvolgere la gente che soffre nella preghiera. Quando la gente è coinvolta, poi la fede aumenta, ed è in questo aumento di fede che si manifesta la potenza di Dio. Scende la grazia di Dio nelle coscienze, tante persone si sentono pacificate, tante persone si sentono interrogate da Dio, e avviene una guarigione spirituale, una guarigione psichica e anche tante volte una guarigione fisica. Noi preghiamo per la persona malata, non tanto per questo o quell'altra guarigione. Sì, tante volte abbiamo una preghiera mirata, ma nei servizi comunitari noi preghiamo per la persona malata, qualunque sia la malattia, e Dio raggiunge sempre, dico sempre, la persona che è ben disposta ad accogliere il Signore. Ecco perché cerchiamo di disporla prima nell'incontro così sacramentale, no, nella confessione oppure nell'omelia, nell'esortazione che facciamo. Ma se la persona è ben disposta, sempre riceve una guarigione, o una guarigione a livello, diciamo, fisico qualche volta, diverse volte, o a livello spirituale, o a livello emozionale. Questa è una constatazione per cui la parola del Signore nel Vangelo è vera. In verità vi dico, qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. E abbiamo constatato che questa parola di Gesù è vera. Quando due o tre si accordano tra di loro e chiedono qualche cosa, possono andare tranquilli perché già sono stati esauditi. La malattia viene raggiunta in una delle sue tre dimensioni. Noi sappiamo che la malattia, ossia questo male che affligge l'uomo, questo male che compromette la salute globale dell'uomo, la salute dello spirito, la salute così della psiche, la salute del corpo, noi sappiamo che la malattia ha sempre queste tre dimensioni: la dimensione oggettiva, che è appunto questa normalità in cui si trova l'uomo, o così per una causa interna o per una causa esterna che compromette il suo benessere psicofisico. Oppure può avere una dimensione soggettiva: l'ammalato è una persona e quando è toccato nel fisico per l'unità della stessa persona reagisce nella sua anima, ossia la parte emozionale reagisce. E l'ammalato può avere una chiusura, un ripiegamento su se stesso, un'angoscia, paura, una ribellione, si sente come separato dagli altri, per cui è alterata la sua psiche. Oppure la malattia può avere una dimensione teologica, diciamo, nel rapporto dell'uomo con Dio. Cioè, l'uomo può anche ribellarsi al Signore quando è malato, non accettare la malattia, oppure può accettare la malattia, può anche gradire quella malattia come causa della sua purificazione, come associazione a Cristo. Per cui noi consideriamo la malattia, anche quella fisica, in questa triplice dimensione. E allora nella preghiera una delle tre dimensioni è sempre raggiunta da Dio.
tante volte di raggiungere la persona malata nella sua dimensione spirituale, la persona che era ribella a Dio, che non accettava quella malattia, adesso accetta la malattia, accetta di essere stato toccato dal Signore, accetta quella malattia come purificazione, tante volte come associazione alla redenzione che Cristo ancora compie nel mondo, per cui la malattia è come quasi battezzata da Cristo Gesù e serve per purificare l'anima, per elevare l'anima, per santificare l'anima. Beh, abbiamo trovato tante persone che sono venute in uno stato di ribellione e se ne sono tornate pacificate, quasi trasformate, con uno sguardo nuovo, quella è guarigione. Quando un uomo da ribelle poi diventa così disposto ad accettare quella malattia, diventa quasi grato a Dio per quella malattia, l'accetta come purificazione e come santificazione, quella è guarigione, guarigione vera, più che la guarigione fisica. Tante volte notiamo che Dio arriva a guarire nella sfera emozionale. Quante volte vengono persone angosciate, paurose, ripiegate su se stesse, chiuse, e dopo la preghiera se ne vanno pacificate, non hanno più paura, non hanno più angoscia. È Dio che l'ha raggiunta nella sfera emozionale, e questa è vera guarigione. Tante volte succede che Dio raggiunge l'ammalato nella sfera fisica, il male di cui soffriva non c'è più, oppure si è attenuato quel male, per cui in una maniera o in un'altra Dio sempre esaudisce la preghiera e il malato viene sempre raggiunto. Questa è la nostra constatazione. Sì, ci sono dei casi in cui sembra che la preghiera scivoli, che la preghiera non faccia niente, però qui si tratta di una non buona disposizione della persona, e allora noi cerchiamo di ricorrere ai ripari, cerchiamo di disporre la persona ad accettare la preghiera o a situarsi davanti a Dio. Comunque la malattia in una maniera o in un'altra viene raggiunta dalla potenza e dalla misericordia del Signore. Questa è la nostra constatazione che facciamo. Questo avviene nella preghiera comunitaria. È bello per esempio assistere in un servizio di guarigione a questo fenomeno. La gente viene, prima è così accasciata, abbattuta, perché è ancora malata, e poi durante la preghiera ecco che tutta l'assemblea canta, gioisce, prega, è come un'ondata di pace che scende in quell'assemblea, appunto perché Cristo è venuto a consolare il suo popolo. E noi crediamo a questo, quando questo si svolge in un clima di fede, in un clima di amore, quando c'è una preghiera vera e potente, avviene questo miracolo di trasformazione di un'assemblea malata in un'assemblea come toccata da Dio, come risuscitata, come avviata verso un altro clima. Questo avviene nelle preghiere comunitarie che noi notiamo ogni giovedì, ogni sabato, ogni lunedì. Poi abbiamo dei servizi di guarigione così a gruppette. Questo soprattutto lo facciamo quando si tratta di una guarigione interiore. Tante persone sono afflitte perché l'anima è malata, perché la sfera emozionale è malata. E allora ecco che nei gruppetti di preghiera noi, attraverso il colloquio con la persona, colloquio fatto con amore, tocchiamo la persona e coinvolgiamo la persona. Nei gruppetti di preghiera noi cerchiamo di usare delle persone adatte, soprattutto persone che abbiano una grande misericordia, una grande compassione, perché non possiamo esercitare questo ministero se non c'è questa compassione e questa capacità di entrare nella persona, di immergersi nello stato della persona,
come faceva Gesù. Una persona che non abbia compassione, che non sia capace di empatia, cioè di penetrare, di scendere nell'ammarato, non è adatto a questo ministero. Ora noi abbiamo dei gruppi di persone che per la compassione che hanno, per questo dono del Signore, riescono ad entrare in contatto con le persone, in comunione con le persone. Ed è qui che avviene la trasformazione dello stato angoscioso di una persona in uno stato di pacificazione. Lo notiamo questo sempre, per cui la preghiera fatta a gruppetti è una preghiera molto efficace e a cui noi ricorriamo soprattutto per la guarigione interiore, ma anche per le guarigioni fisiche. C'è sempre un allevamento nelle persone nello stato fisico in cui si trovano, perché la persona è sempre una. Quando noi siamo ammalati nella sfera emozionale, anche il fisico ne soffre. Quando siamo toccati nel fisico, la sfera emozionale ne soffre, per cui è toccata tutta la persona. Comunque abbiamo notato questo benessere che ne viene alla gente quando ad una vengono ai nostri gruppetti di preghiera, e dopo una breve preghiera che può durare 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, qualche volta mezz'ora, quella persona ritorna a casa contenta, viene una seconda, una terza volta, e attraverso queste reiterate preghiere la persona può arrivare a guarire completamente. Alle volte invece le persone vengono così isolatamente, vogliono una preghiera, vengono dal sacerdote, e questo è il ministero mio particolare. Come ministro di Dio ascolto la persona, la conforto, scendo così nell'intimo della persona con discrezione, la consolo, se è il caso do la soluzione sacramentale. E tante persone ho notato che ritornano sempre raggianti di gioia dopo un colloquio, dopo una preghiera. Cerco di coinvolgere le persone nella preghiera, perché non preghiamo tanto sulle persone, ma quanto con le persone. Questo è un segreto che noi cerchiamo di fare, cioè coinvolgere la persona, non lasciare la persona così a subire la preghiera. Guarda, il servizio di guarigione che noi svolgiamo o isolatamente o a gruppetti o comunitariamente, abbiamo sperimentato che è un servizio efficacissimo. Quanta gente ritorna a casa, non dico felice, ma soddisfatta. Sapete, tanta gente vuole essere ascoltata. Oggi tante persone non trova ascolto, chi ha fretta, chi ha da fare, chi non ha tempo da perdere. Se si trova qualcuno che ascolta la gente, che abbia uno sguardo di amore per la gente già trova un grande beneficio. Per cui il ministero che noi esercitiamo da tanti anni è un ministero benefico. Certamente non illudiamo la gente. Alla volta può sembrare che noi illudiamo la gente, promettiamo guarigione. Noi non promettiamo mai guarigione. Promettiamo sì la pace del Signore, promettiamo il conforto del Signore, ma non illudiamo la gente. Tu sarai guarita, tu avrai la guarigione. No, perché Dio non si dice mai se una persona sarà guarita. Sì, qualche volta abbiamo qualche parola di conoscenza e l'annunziamo, ma sono casi rari, non sono casi molto frequenti. Però la gente se ne va soddisfatta perché ha incontrato il Signore. Soltanto questo vorrei dire, poi il resto lo dirò secondo le domande che mi saranno rivolte. Soltanto su questo punto vorrei dire una parola, che la preghiera di guarigione è una preghiera provvidenziale. Oggi, in un mondo malato, in un mondo sconfortato,
l'intervento di Dio è un intervento che la gente attende. Oggi ci sono tante che vogliono venire incontro all'uomo, ma l'uomo non può guarire l'uomo, è soltanto Dio che può guarire l'uomo. Certo. E l'uomo ha bisogno di Dio. Certo. Noi portiamo Dio alla gente. Sì. Bene. Bene, Padre Matteo, se ha finito il suo excursus... Sì, lui... un excursus iniziale, poi noi possiamo... Ecco, vuole che lo approfondiamo con le domande? Sì, oppure... sì, con le domande. Con le domande. Allora adesso, Padre Matteo, intanto la ringraziamo per la sua esposizione. Adesso dalla regia facciamo mandare un breve stacco musicale, poi facciamo noi alcune domande, che così può approfondire ancora di più il tema. Va bene, sì. Oppure lei vuole continuare a qualche altra cosa da esporre? No, può cominciare con le domande. Bene. Perché poi durante le domande ecco, noi possiamo dilungarci ecco, meglio, sì, difatti avevamo ben inteso. Sì. Allora adesso facciamo mandare un breve stacco musicale. Sì, intanto grazie, Padre Matteo, grazie. Bene. Ecco, adesso come ti dicevamo prima, soltanto qualche domanda ti facciamo, però lasciamo spazio questa sera ampio ai radioascoltatori che avranno tanto desiderio di porgerti loro le domande. Ecco, c'è una domanda che volevamo farti con Michele, no? L'esperienza, diciamo, ci presenta un vastissimo mondo di sofferenza e le cause di sofferenza sono tante. La malattia è una di queste. Ecco, Padre Matteo, il non aver distinto malattia e sofferenza ha creato un atteggiamento equivoco, no, nei riguardi della malattia. Però resta sempre vero che la malattia è in sé un male, non certo assoluto, ma sempre un male, se non altro perché è la privazione di un bene. Però Pietro stesso negli Atti di 10:38 dice che Gesù nei suoi 3 anni passò beneficando e risanando tutti. Allora, ecco la domanda, così ci dai proprio un'illuminazione su questa, ecco, su questo tema. Ci vuoi dire perché alcuni invece la considerano, la sofferenza, la malattia, un bene, un dono di Dio in sé e per questo magari la desiderano? Allora ci chiediamo, e da te vogliamo la risposta, forse perché il dolore unito alla sofferenza di Cristo si arricchisce di significato salvifico per il mondo? Ecco, a te questa risposta. È chiaro che il dolore è salvifico se è unito al dolore di Cristo. Ecco, sì, in effetti. Per cui la sofferenza è sempre redentrice quando è una sofferenza fatta in Cristo. Però altro è la malattia, ecco, altro è la sofferenza. Ecco, ecco. La malattia può essere la causa della sofferenza. L'effetto è buono, ma la causa non è buona. Mai possiamo dire che la malattia sia un dono di Dio. Nelle scritture non si legge mai che sia un dono di Dio. È sempre una conseguenza del peccato, è sempre un male in se stesso, però Dio può trarre un bene dal male. Ed ecco allora la sofferenza. Il desiderare una malattia di per sé non è una cosa buona. Desiderare la malattia per la sofferenza che produce è perché quella malattia può essere purificatrice della mia vita passata, può essere associazione a Cristo, e allora sì, quella malattia diventa un dono di Dio, non in se stesso, ma per la sofferenza e per l'effetto che produce, ed è in questo senso che i santi l'hanno desiderata, ma la malattia resta sempre un male. Nelle scritture la malattia è sempre un castigo dato dal Signore, oppure viene sempre considerato in senso negativo. Mai il Signore promette una malattia, non dà mai una malattia all'uomo che... Leggiamo per esempio nel Deuteronomio 28 tutte le malattie, un elenco lunghissimo delle malattie che manderà al suo popolo se trasgrederà i suoi comandamenti. Invece il discorso sulla sofferenza è un altro. La sofferenza è sempre un bene, quando è accettata dal Signore, beati coloro che soffrono. Gesù attraverso la sofferenza, attraverso il dolore,
operò la redenzione dell'uomo, così anche noi, attraverso la sofferenza, possiamo compiere un bene enorme a noi stessi per la nostra vita e un bene anche agli altri, perché la sofferenza è sempre unita a Cristo, ha sempre un effetto meraviglioso per quella comunione che abbiamo nel mistico corpo di Cristo. Ecco. Per cui io dico che sì, la malattia è un male, però da questo male Dio ne trae il bene. La sofferenza non bisogna mai confonderla con la malattia. Il dolore è redentivo appunto perché è un dolore vissuto in Cristo ed offerto a Cristo, a Cristo, perché patisce con noi e quel patimento è salvezza per gli altri. Ne abbiamo un bellissimo così documento nel Salvifici Doloris del 1985 del regnante pontefice, dove parla del dolore salvifico, ma quella è la sofferenza. Cristo ci ha redente perché ha offerto il dolore, perché ha offerto quel martirio al Signore. Il semplice martirio fisico non ha operato la redenzione. La redenzione intanto è stata operata da Cristo in quanto ha offerto a Dio Padre la sua morte, il suo stare in croce. È questa offerta al Padre che è stato salvifico per noi. Grazie Padre Matteo, ecco, grazie, perché è veramente una risposta illuminante. Padre Matteo, quasi tutte le persone che, diciamo così, approdano ai gruppi di preghiera chiedono sempre le guarigioni e vengono per ottenere la guarigione fisica da malattie più o meno gravi. Però tuttavia ci sono malattie che toccano direttamente l'uomo nel suo spirito. Esempio, la cecità della mente, la durezza del cuore, la sordità ad ogni richiamo di Dio. Però noi sappiamo che Dio può guarire sia dalla malattia fisica che dalla malattia spirituale. Ma secondo te quale sarebbe più importante chiedere al Signore? È chiaro che la malattia più grave è quella che attacca lo spirito, la cecità spirituale, quando l'uomo non vede più la differenza tra bene e male, la malattia grave, la sordità, quando non si ascolta più la parola di Dio. La parola di Dio non penetra, ed è la parola di Dio che tocca il cuore dell'uomo e l'uomo diventa duro, non sente più la parola di Dio, per cui la durezza del cuore, la cecità, la sordità sono malattie gravissime. Poi quella abuso che ne viene per l'uomo, che quella facilità di commettere il peccato. Tutto questo sono malattie spirituali, il peccato inveterato, il peccato continuato, lo stato di peccato, sono malattie gravi che intaccano l'anima e ne mettono in pericolo la salute eterna. Ecco allora perché noi diciamo alla gente che viene che il primo pensiero che debbano avere è la salvezza dell'anima e la prima grazia che devono chiedere è la liberazione dal peccato, che è la prima causa di tutti i mali, la liberazione di tutti i mali interiori, soprattutto i mali spirituali, per cui è in primo piano che noi mettiamo la malattia spirituale, la malattia emozionale, la malattia fisica, vengono sempre in secondo piano, ma il vero male, la vera malattia è quella che tocca l'anima, perché viene compromessa la salute eterna. Diceva Gesù che giova all'uomo guadagnare tutto il mondo, quando poi viene a perdere l'anima sua. E ricordiamo l'altro bellissimo testo nel discorso della montagna: se il tuo occhio ti è di scandalo, toglielo, cavalo, è meglio entrare in cielo con un occhio solo che con due occhi andare all'inferno. E se il tuo piede ti è di scandalo, troncalo, meglio entrare monco così in paradiso che con tutte e due le gambe sprofondare nell'inferno. E se la tua mano ti è di scandalo, taglialo, meglio essere come un moncherino lì in cielo che con tutte e due le braccia all'inferno. Per cui è la malattia spirituale che più interessa, e quando nei servizi di guarigione
viene gente che non si è confessata da tanti e tanti anni, che è sorda ai richiami della grazia, che è lontana dai sacramenti, la prima cosa che noi facciamo è guarirla spiritualmente, cioè abbordare questo problema. Tanti anni che non ti confessi, perché ti sei allontanato da Dio, mettiamo nella persona il desiderio vivo di ritornare al Signore. Quante persone sono venute qui per una guarigione fisica e se ne sono andate, invece guarite spiritualmente. Per cui la prima cosa che noi facciamo è dire alle persone e coscientizzare le persone che la vera, la più grave malattia è quella spirituale. E siccome la causa di tutte le malattie, anche un po' di quelle fisiche, è il peccato, ecco che noi andiamo alla radice della malattia, il peccato. Grazie. Grazie, Padre Matteo. Ecco, una domanda che vorrei farti io, Padre Matteo. Tu parli spesso, e lo citi anche nel tuo libro, La preghiera di guarigione, che ogni guarigione naturalmente viene da Dio e che però le vie in cui Dio agisce per la guarigione sono diverse, cioè quelle naturali secondo natura e le vie soprannaturali secondo la grazia. Ecco, un approfondimento, una domanda che ci possa chiarire sull'intervento di Dio in queste due vie. È una domanda interessante, perché sappiamo che ogni guarigione viene da Dio, ecco. Una guarigione vera viene da Dio. Dio però può usare diversi modi per dare la guarigione ai suoi figli. Certo. Usa tante volte la via ordinaria, quella della natura, quella della medicina, ma tante volte il Signore usa una via straordinaria, ossia non agisce secondo natura, ma per grazia. Per esempio, Dio dice ad Eliseo di andare a guarire Naaman il Siro, oppure manda Elia a Zarepta di Sidone, ecco, per guarire il figlio di quella vedova. Per cui Dio può usare qualunque strada per raggiungere l'uomo, il più delle volte usa la via secondo natura e l'uomo saggio si cura attraverso il medico, attraverso la medicina. Sappiamo che il medico è stato creato da Dio, voluto da Dio, e l'uomo saggio usa il medico, va dal medico, ma usa le medicine fatte da erbe anticamente, oggi sono ottengono in maniera sintetica, però l'uomo saggio usa le medicine, per cui la via naturale è la prima via. Anche noi la consigliamo sempre, mai distogliamo il malato dall'usare della medicina naturale, di andare dal medico, di andare dallo specialista, di usare tutte le medicine prescritte. Però la guarigione anche per via naturale è sempre un dono di Dio, perché è Dio che crea e ricrea, è Dio che ristabilisce la salute, è Dio che dà questo dono della guarigione, e bisogna far entrare il credente in questa dimensione, che la guarigione è un dono del Signore. Dono del Signore anche quando Dio si serve del medico, per cui sono benedetti sempre i medici, bisogna pregare per i medici, bisogna pregare perché i medici trovano sempre nuove tecniche o nuove medicine, nuove ritrovate per guarire la gente, per cui la medicina è sempre quella via naturale che Dio usa normalmente per guarire le persone. Tante volte attraverso la medicina Dio non guarisce. Allora anche il medico, dice la scrittura, deve pregare, perché oltre a quella medicina che applica, oltre alla tecnica che applica, con la preghiera può più facilmente ottenere che la misericordia di Dio raggiunga l'ammalato. Ma a prescindere da questo poi ci sono altre vie che Dio può usare, e sono le cosiddette vie straordinarie, vie soprannaturali. Abbiamo per esempio i sacramenti sono vie attraverso cui il Signore opera tante volte le guarigioni. Quando queste vie sono ben praticate, cioè l'uomo si lascia raggiungere da Dio attraverso i sacramenti, allora quella via diventa una via privilegiata nelle mani del Signore per guarire. Sappiamo per esempio la confessione. Quante persone attraverso la confessione guariscono nella sfera emozionale.
quante persone escono dalla confessione raggiante, ecco l'effetto della grazia sacramentale. Ma anche la confessione guarisce da qualche malattia fisica, l'abbiamo notato anche noi, poi guarisce dalla malattia spirituale, per cui ecco una via privilegiata, anche la sacramento dell'Eucaristia, serve per la guarigione fisica. Nell'orazione che il sacerdote premette alla comunione dice: questo cibo sia salvezza dell'anima e del corpo. Ricordo quello che dice Paolo ai Corinzi, che il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia produce bene ma produrre anche male, dunque è un cibo efficace per il bene se è ricevuto bene, per il male invece se viene ricevuto male. Quante persone vengono guarite durante la celebrazione eucaristica, durante la comunione vengono guarite, per cui è attraverso il sacramento, Santissimo Sacramento, attraverso l'Eucaristia, che avvengono delle guarigioni, per cui questa è una via privilegiata, la via sacramentale. Non parliamo poi della unzione degli infermi, quanti casi mi sono capitati, una ventina perlomeno, in cui l'ammalato è come tornata da morte a vita. Ricordo tanti malati, i quali erano spacciati, assolutamente spacciati, uno che era quasi morto, boccheggiante, ed è tornato subito, all'istante, a vita. Per cui l'unzione degli infermi, che è un sacramento che usa benissimo la Chiesa sul mandato di Gesù, che serve per guarire anche fisicamente l'ammalato, quando viene usato in tempo, quando viene amministrato bene, quando l'ammalato è ben disposto, questo sacramento è sacramento di salvezza, per cui questa è una via soprannaturale usata dal Signore per guarire. Poi c'è la via, diciamo, della preghiera, la via maestra della preghiera, pregate gli uni per gli altri per essere guariti, ce lo dice Giacomo. Qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, ve la darà, e non esclusa la malattia. Quando c'è una comunità che prega, tante volte l'ammalato guarisce, noi lo troviamo, lo constatiamo nei nostri servizi di guarigione. Tante persone guariscono durante la preghiera e attraverso la preghiera, per cui la preghiera è una via soprannaturale di cui il Signore si serve per guarire. E questo è per esperienza nostra, alle volte il Signore usa i carismi, usa il carismatico, come manda Elia per guarire, come manda Isaia per guarire, così attraverso il carisma di guarigione o attraverso a volte il carisma dei miracoli, il Signore guarisce le persone, per cui abbiamo delle vie soprannaturali usate dal Signore per guarire le persone. E allora noi diciamo: c'è una via naturale, c'è una via soprannaturale, c'è una via seconda natura, c'è una via per grazia. Ma Dio sempre viene incontro alla sua creatura per guarirla, per liberarla da un male, per liberarla da un fastidio che può mettere anche in pericolo la sua vita spirituale. Queste sono le vie, diciamo, usate dal Signore. Ma non tutte le guarigioni vengono dall'alto, diciamo. Ci sono guarigioni che passano attraverso altre vie, ed è un po' su queste guarigioni che passano attraverso altre vie che voglio fermarmi un poco. Sì, Padre Matteo, è importante che ci dai, ecco, queste illuminazioni la preghiera che non viene da Dio, cioè la guarigione che non viene da Dio. Per cui noi distinguiamo la preghiera che scende dall'alto, e cioè la guarigione che scende dall'alto e la guarigione che viene dal basso, o comunque non viene dall'alto. Sono le guarigioni, per esempio, esoteriche, le guarigioni paranormali, oppure le guarigioni preternaturali, quelle che vengono dal maligno, o direttamente o attraverso i maghi, per cui abbiamo altre guarigioni che noi non cataloghiamo in guarigione salvifica, in guarigione che vengono da Dio. Allora possiamo distinguere noi una prima forma di guarigione, quella paranormale. Che dire delle guarigioni paranormali? La guarigione paranormale per noi è ottenuta da un guaritore attraverso l'uso di un'energia che lui, oppure al di fuori di lui,
ma viene da lui raccolta e irradiata generalmente mediante le mani su un paziente a scopo terapeutico. Bene, nella guarigione che avviene in questo caso, noi possiamo pensare ad una energia psichica esercitata e messa in atto, possiamo pensare a un fluido, però queste guarigioni sono sempre da sconsigliare, perché non sappiamo se colui che usa questa strada sia sotto l'influsso di una forza nemica, sia sotto l'influsso di qualche cosa che non viene da Dio, per cui la guarigione paranormale noi non la possiamo condannare, perché può essere anche una guarigione diciamo naturale, ma non è una guarigione che noi possiamo accettare, non possiamo neanche consigliare, tantomeno possiamo consigliare la guarigione che viene ottenuta da un mago il quale attraverso l'invocazione di forze maligne procura una guarigione. Sappiamo che il maligno può fare delle guarigioni, può fare dei prodigi, non può fare dei miracoli veri e propri, ma può fare dei prodigi. Anche i maghi in Egitto parlavano dei prodigi. Il mago, soprattutto se è in relazione col maligno, può avere con la chiaroveggenza anche la nozione più chiara che noi nello stato in cui si trova l'ammalato, può anche toccare l'ammalato, può guarire da una malattia, però la guarigione che avviene mediante l'intervento di forze malefiche è una guarigione pericolosa, perché il diavolo non fa niente senza un compenso, e il compenso in questo caso è qualcosa di spirituale, è un male peggiore di quello di cui soffre l'ammalato. Senza dire che queste guarigioni sono fasulle, perché dopo qualche tempo il male imperverserà di più. Per cui sempre sconsigliamo questo l'andare dei maghi, dei fattucchieri, questo ricorrere a potenze straniere, queste guarigioni esoteriche che avvengono attraverso vie non buone, attraverso per esempio il Scientology, Reiki, altre tecniche, sono sempre guarigioni sospette che noi sconsigliamo, senza dare un giudizio sulla validità o sull'efficacia di certe tecniche, noi sconsigliamo tutte queste guarigioni che non rientrano nella medicina, diciamo, tradizionale, ufficiale, che non rientrano nella via naturale o soprannaturale voluta dal Signore. Grazie Padre Matteo, penso che con questa risposta hai chiarito tantissimi dubbi, ecco, ed era molto molto importante, te ne ringraziamo di cuore veramente. Ecco Padre Matteo, ti vorremmo fare un'ultima domanda, sì. Poi dopo un breve stacco passeremo la linea ai radioascoltatori. Sì. Ecco, viene un momento nella preghiera in cui bisogna consegnare la malattia a Gesù. Sì. E il malato stesso viene invitato a mettere nelle mani di Gesù la propria malattia per ricevere, diciamo così, in cambio la guarigione. Sì. Ma certamente la guarigione avverrà, però quale guarigione avverrà? Guarda, Dio ascolta sempre, per cui viene un momento durante la preghiera in cui noi consegniamo la malattia a Gesù, cioè è l'ammalato che si consegna a Gesù perché Gesù intervenga. Anche questo avveniva nel Vangelo. Gesù domanda per esempio al lebbroso che cosa vuoi che ti faccia, Signore, che guarisca? Se tu vuoi puoi guarirmi, lo voglio, sii guarito. Oppure che cosa vuoi che io veda, Signore? Vedici, la tua fede ti ha salvato. Per cui Cristo domanda all'ammalato che cosa vuole. E allora quando noi consegniamo la malattia al Signore e consegniamo la persona malata al Signore, poi il Signore interverrà in diverse maniere. O toglierà la causa della sofferenza, toglie la malattia, tante volte avviene. Il Signore toglie la causa e la persona è guarita.
tante volte invece toglie l'effetto che produce la malattia. L'angoscia, per esempio, raggiunge l'ammalato nella sfera emozionale, tante volte raggiunge l'ammalato nella sfera spirituale. Comunque la consegna dell'ammalato dell'ammalato al Signore, o la consegna della malattia al Signore, è sempre un bene, perché viene in quel momento quasi ad essere invocato la potenza di Dio: Signore, ecco qui la mia malattia, eccomi qui davanti a te, io sono ammalato di cancro, sono ammalato di cirrosi, sono ammalato che non vedo gli occhi, sono ammalato nella lingua, nella gamba, Signore, ecco la mia malattia, eccomi qui davanti a te. E allora il Signore interviene. È un atto molto bello, perché l'ammalato si situa davanti a Dio. In quell'istante egli domanda la guarigione e il Signore raggiunge l'ammalato in una delle tre sfere. E più delle volte lo raggiunge nella sfera spirituale, tante volte nella sfera emozionale, tante volte, qualche volta nella sfera fisica. Noi abbiamo notato che in questo momento del servizio di guarigione, la consegna della malattia a Gesù, è un momento molto bello in cui Dio interviene. Grazie Padre Grazie. Matteo. Ecco, allora Michele. Sì, adesso dire... Padre Matteo, facciamo un breve stacco musicale, sì, un stacco, e poi, poi andiamo in onda le telefonate dei radioascoltatori. Però vorremmo fare un piccolo avviso a tutti i radioascoltatori. Cioè, sanno che Padre abbiamo Matteo. Citato. Abbiamo citato. Pronto? Sì, buonasera Padre Lagua, sono Maria da Messina. Intanto ringrazio tutta Radio Maria e lei in particolare questa sera. Desideravo una domanda, volevo porle. Che differenza c'è tra la preghiera comunitaria a favore della guarigione e la preghiera personale? Perché chi non può partecipare a questi momenti bellissimi, sì, o per la lontananza, che speranza può avere? La preghiera, sì, rispondo subito, la preghiera comunitaria è da preferirsi, perché la preghiera della Chiesa, quando due o tre sono riunite nel mio nome, io sono in mezzo a loro, dice Gesù. Per cui è sempre da preferire una preghiera fatta da più persone, tanto più se la preghiera è di un'assemblea orante, è più efficace. Poi quando c'è la preghiera di un gruppo ci sono i carismi che interagiscono, e nell'interazione dei carismi c'è più efficacia della preghiera. Per cui è sempre da preferire una preghiera comunitaria, assembleare, perché la comunità diventa luogo di guarigione, perché è tutta la comunità che prega ed è Cristo presente nella comunità, o anche la preghiera di gruppo, perché una preghiera di gruppo fatta da persone che credono, da persone che hanno dei carismi, che interagiscono, e ha una particolare efficacia. Anche la preghiera personale va bene, però se tu hai da scegliere è meglio che scelga una preghiera fatta da un gruppo di persone o una preghiera assembleare anziché una preghiera personale. Bene, grazie. Prego. Quanto sia da scegliere, quando non si ha, io penso quando che la fede poi può aiutare. La preghiera personale, cioè, perché così dice Gesù, dove due o tre, anche certo, due, tu ed io, e preghiamo, certo, preghiamo tutti due insieme, il Signore ascolta. Bene, grazie, buonanotte. Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Intanto le vorrei dire che faccio parte da Rinnovamento da 17 anni. Sì. E ho avuto la fortuna e la grazia di essere guarita in tutte e tre le sfere, cioè anche dalla malattia fisica, in cui malattia molto grave di cancro e altre cose che mi affliggevano da tantissimi anni. E adesso a mia volta faccio parte di un gruppo di guarigione. Sì. Però, diciamo, essendo stata molto privilegiata da Dio, no? Nell'essere guarita in tutte queste tre le sfere, diciamo, no? Molte volte quando vedo una persona che magari non ottiene le mie stesse guarigioni, mi sento in difficoltà anche nel... Non so come comportarmi anche nel testimoniare, insomma, ecco, vorrei che mi chiarisse questa... Tu sei in un ministero di guarigione? Sì. Bene, nel ministero di guarigione sei solo oppure con altre persone? No, con altre persone. Con altre persone, innanzitutto bisogna che sii in comunione con le altre persone, perché in un gruppo di guarigione è molto importante che le persone... Prima di ricevere le persone, notiamo...
diciamo che c'è la preghiera scorre, che Cristo è presente. Se noi verifichiamo che Cristo non è presente perché non c'è comunione tra quelli che pregano, allora è meglio non pregare. Per cui la prima cosa che bisogna fare è assodare che le persone oranti siano in comunione tra di loro per assicurare la presenza di Cristo. Dove tu o te sono riunite nel mio nome, cioè la persona di Cristo resta presente, rende più sicura la preghiera, più efficace la preghiera. E poi agire con molta semplicità, secondo il carisma che tu hai. Se non hai nessun carisma specifico, prega, hai l'intercessione, prega secondo che ti ispira il Signore, prega insieme con gli altri. Se hai un dono di consolazione, consola la persona. Se hai un dono di consiglio, consigli quella persona. Ossia, agisci comunitariamente con gli altri, pregando, stando in comunione con gli altri. E poi personalmente, se hai qualche ritmo particolare, mettili in uso e tu avrai così un ministero ben fatto. Il tuo essere in quel gruppetto di guarigione sarà sempre un'utile opera che farai. Grazie. Prego. Grazie tantissimo. Prego, buonasera, sì. Grazie tanto. Sempre. Pronto? Pronto. Buonasera, padre. Io telefono dalla campagna e volevo fare una domanda, cioè parlando di malattia, qual è la differenza, insomma, lei ha detto che alle volte la malattia fisica può essere dovuta anche, insomma, ai peccati, ecco, e la malattia mentale, da che cosa può derivare e se si può guarire, se anche può essere guarita da questo mistero di guarigione che le ha? Sì. La malattia mentale è di più difficile guarigione, però tante volte anche è successo per noi che il Signore tocca anche le persone malate di mente. Poche volte abbiamo potuto notare un miglioramento positivo di un pazzo, per esempio, o di un schizofrenico. Però abbiamo avuto anche casi di schizofrenici che si sono avviati verso una guarigione, di anoressici mentali che si sono avviati alla guarigione, di paranoici che sono migliorati, per cui non è detto che le malattie mentali non possono anche guarire. Più facilmente otteniamo le guarigioni da malattie psicosomatiche, di malattie così interne o anche da gente esterne che toccano il fisico, ma anche da malattie psichiche si può guarire. Qualche volta abbiamo visto guarigioni da psicosi che sono difficili a trattamento, sono resistenti, per cui tutte le malattie possono essere raggiunte dal Signore. E se non abbiamo una guarigione totale, possiamo avere una guarigione così parziale, o possiamo anche neutralizzare tanti effetti negativi di queste malattie, ce ne sono tante, per quei pazienti mentali, no? Sì, appunto, ma l'origine, insomma, di queste malattie... L'origine di queste malattie, finché noi possiamo spiegare con la natura, la malattia dobbiamo spiegarla naturalmente. Nei casi in cui non possiamo spiegare a giudizio del medico una affezione, non possiamo spiegare una alienazione, possiamo ipotizzare che ci sia l'intervento di altra causa, però soltanto quando il medico dice che non sa spiegare quei fenomeni, allora possiamo pensare a una causa diabolica. Però finché noi possiamo spiegare una malattia con cause naturali, attenendoci sempre al giudizio del medico, noi dobbiamo sempre ipotizzare una causa naturale, non ricorrere subito a una causa preternaturale, sarebbe pericoloso. Ma può derivare anche da un, diciamo, da una speciale, non so come spiegarmi, un desiderio proprio del peccato della persona, non so, un peccato molto grave. Il peccato può originare, certamente, il peccato è una malattia spirituale che ha anche un riflesso nella sfera emozionale, può anche alterare la persona, per cui niente vieta che la causa profonda sia il peccato. Qualche volta può succedere che noi attacchiamo il peccato, cioè il malato alla nostra sfera spirituale, e rimosso il peccato, oppure una situazione di peccato, guarisce anche una malattia. L'abbiamo notato tante volte. Una persona, per esempio, che ha dolori anche all'addome,
gastrite, oppure anche forme di cancro, abbiamo anche notato, causate da peccato mortale, inveterate, non confessate, aborte. Quante persone che hanno peccato di aborto, celate per molto tempo, hanno rimorsi di coscienza, si sono alterate, una volta che hanno confessato il loro peccato, si sono guarite da tante infezioni psicosomatiche, per cui ecco che una guarigione spirituale che produce una guarigione psicosomatica. Grazie molto, padre, buonasera. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera padre. Sì. Io telefono da Pescara. Bene. Vorrei dirle, chiederle questo. Lei ha detto il Signore, quando si consegna a lui la malattia, sì, con fede, il Signore risponde e guarisce in una delle tre sfere. Sì. Io sono 10 anni che soffro di malattia di ansia. Non depressione, ansia, cioè si chiamano attacchi di panico, sì, che rientrano nella sfera delle malattie di ansia, sì, non ansia generalizzata ma specifica, cioè io non riesco a camminare da sola, mi viene un attacco di panico, sì, nel bel mezzo della strada, mi si fermano i piedi, sì, e non riesco a camminare, dopo aver fatto queste esperienze diverse volte e poi mi sono provveduto a non camminare da sola, però questo non mi può, cioè mi lega molto e non sempre ho la persona a disposizione, sì, e poi mi ha sconvolto tutta la vita perché ho dovuto lasciare il lavoro, ho dovuto lasciare tutte le mie attività di volontariato eccetera, e ora io le chiedo che il Signore non mi abbia ascoltato. Io so che non sono un angioletto, i miei peccati li ho tutti confessati, anzi con un eccesso di scrupolo, che mi ha scoperto. Non deve colpevolizzare. Sì, ma dico, io ho letto in un libro di Padre Pio che la sofferenza è espiazione. E questa mi ha molto colpito, che non sia questa la causa per cui io, non essendo stato sempre obbediente alle leggi del Signore in passato, possa aver contratto questa malattia di ansia che ho tuttora, nonostante le cure da psicologi, psichiatri, insomma ne ho fatte di tutti i colori, medicine. Può essere una malattia che serve al Signore per espiazione dei propri peccati, ma in questo caso la malattia è una malattia legata dal Signore per un bene superiore. Per cui non deve pensare che quella malattia sia come un castigo di Dio. Perché io ho confessato, padre, sì, confessato sempre, mi confesso in, sì, continuazione. Non c'è bisogno di confessarti più, quella malattia tu accettala dal Signore come espiazione. Se perché vuoi, non mi ascolta? Ma perché non mi ascolta? Non posso aiutare i miei figli, sì, che hanno bisogno. È uno stato penoso. Terribile, perché solo lo ringrazio che non mi è venuta la depressione, però certe volte mi avvilisco molto. Comunque, tu patisci nell'atmosfera psicologica, però il Signore permette questo stato, certamente hai un poco di pace, un poco di serenità. Non ho mai tregua, padre, mai. Come? Non ho mai tregua. Tu non hai mai tregua, no, fisico, però... Sono sottoposto a uno stress continuo. Guarda figlia mia, il Signore permette questi stati di ansia, questi stati angoscianti per un bene superiore. Certamente il bene superiore, la salvezza dell'anima mia. Sì, non è salvezza dell'anima tua, ma anche salvezza di altre persone. Di altre anime. Di altre anime. E allora noi parliamo di una malattia legata. Sì. Una malattia legata per cui il Signore lega quella malattia per un bene superiore. Ho capito. Tante anime sono così ammalate con queste malattie legate perché Dio le usa per avere così delle persone che soffrono insieme con lui per la salvezza di Dio. Allora devo ritenermi privilegiata. Devi tenerti privilegiata, sì, nonostante la tua buona volontà, sì, nonostante la tua preghiera, sì, questa è stata d'ansia rimasta. Non solo, ma tante volte hanno pregato, però altre però persone. Però cerca di stare sempre nella pace. Sì, io vado a messa tutti i giorni, accompagnata. E vedrai che tu con la pratica dei sacramenti... Ma non sono un angelo. Con stare vicino al Signore, questa malattia è... bene per te e per gli altri. Allora c'è un altro scopo per cui permette la malattia. È un altro scopo, questo si chiama malattia di Gaia, cioè tu soffri per gli altri, tu
soffre per sì, tante io ho persone. Messo uno scopo. Ho uno detto, scopo. Signore, qui... te lo offro per quello. E allora già tu hai questa intuizione, il Signore ti dà questa grazia di soffrire e ti fa comprendere che la tua malattia non serve soltanto per te, per la tua espiazione, ma serve anche per gli altri, per cui sei in prima linea, perché per la salvezza del mondo il Signore cerca anime che siano in prima linea, che soffrono con Lui, perché è la sofferenza. Anche se, padre, io non sono stata tanto brava, adesso ma cerco di riparare. Non pensare al tuo passato, non pensare al passato, pensa sempre al presente, perché sì. C'è Cristo che soffre in te e soffre sì. Con te. Non pensi che ci sia il Signore con te quando soffre? Sì. Non sei sola. Allora alimentati con questo pensiero. Sì. Che il Signore è con te, soffre con te, sì. Patisce con te, che la tua sofferenza non è perduta e questo ti dà grande pace. E la cosa che più mi dà fastidio, padre, scusi se la trattengo, sì. È che non sono creduta. Anche perché non si vede, perché sono una persona fisicamente, se mi vede, sì, sono... È necessario che sia creduto dal Signore. Sono in piena forma se lei mi vede. Non aspettate che gli uomini ti credano. Non mi credono. Questa è certo un'affezione, che gli uomini non credano al tuo stato di... Sì, pensano che sia esagerato, dai, via, cammina. Vai oltre la tua sofferenza, che te lamenti sempre, che sì, non credano alla tua sofferenza. Ma poi sono oltre però, questo fatto di non camminare, padre, non camminare. Confortati con questo pensiero che c'è il Signore con te, che ti sostiene anche... e che il Signore conosce quanto patisci e che tutto quello che tu soffri sì, non è perduto. Non è prezioso davanti a Dio, perché sì, quanto vale la sofferenza, non vale la preghiera e non vale l'azione. Non sai quello che dicevano i santi, che nella bilancia di Dio noi possiamo pagare o con l'azione che è una moneta di bronzo, o con la preghiera che è una moneta d'argento, o con la sofferenza che è una moneta d'oro. Tu paghi in moneta d'oro nella bilancia di Dio per la salvezza degli uomini. Per cui credete anche fortunata sotto questo aspetto, ricorda quella beatitudine, beati i sofferenti, beati coloro che soffrono perché saranno consolati, beati gli afflitti perché saranno consolati. Hai aspettato una consolazione eterna, ma già fin da questo momento credete tra il numero dei consolati, dei fortunati, dei beati, prenditi in questo senso e vedrai che tanta pace scenderà dentro il tuo cuore. Ecco, noi ringraziamo Padre Matteo che veramente è stato stupendo in questa risposta. Vogliamo solo chiedere gentilmente agli ascoltatori o ascoltatrici che intervengono un pochino più brevi, perché ci fanno segno dalla regia che i telefoni saltano un pochino. Non a lei Padre Matteo che è stato troppo bravo. Ecco, gentilmente loro che magari pongano la domanda, e certamente quando il cuore è pieno d'angoscia ci si rende conto che è difficile. Ecco, allora passiamo subito le altre telefonate. C'è Padre Matteo. Sì. Grazie, prego, grazie. Sì. Pronto? Pronto? Pronto, Padre Matteo. Ti ha lodato Gesù Cristo. Sì. Telefono dalla Sicilia, Riposto, provincia di Catania. Bene. Io sono venuta in una sua messa di guarigione e liberazione e dico grazie a Gesù che ci ha dato questo santo sacerdote e la sua cara zia Rosina, che noi abbiamo conosciuto tanto. Sono felice di aver preso la linea. Io sono la figlia spirituale di Maura Nicolosi. Io, padre, volevo porre una sola domanda, breve. E cosa succede quando una chiede al Signore, Signore, allieva la sofferenza a quella mia cara, e appoggiati un pochino a me? Io ignoravo queste parole, cosa significavano. Oggi me ne rendo conto, dico grazie Gesù che nella mia ignoranza ho chiesto questo a te. E tu, padre, buono, e tu... mi fai soffrire, ti devo grazie delle sofferenze. Ringraziare il Signore per una sofferenza sì, è già un dono di Dio, sì, perché ringraziare per il bene ricevuto, sì, è una cosa buona, sì, ma ringraziare il Signore per un male, diciamo, per una sofferenza che il Signore ci manda, sì, è un dono maggiore, sì, così diceva Giobbe. Io ce n'ho molte sofferenze, molto, ho ascoltato la signora prima, dico, io dicevo grazie Gesù. Continua a ringraziare il Signore, ecco, per la sofferenza che ti dona. Sì. Se tu comprendessi il valore della sofferenza, figlia oggi, mia, sì, dobbiamo pregare il Signore perché comprendiamo sì, il valore della sofferenza, sì, che ha un valore enorme proprio nella preghiera che noi facciamo durante la messa, nell'orazione, nella colletta. Diciamo, Signore, fa che noi comprendiamo il valore della sofferenza.
e oggi beata te che comprendi il valore della sofferenza e ringrazi per questi signori. Sì, grazie padre. Prego, sì. E mi metto nella sua benedizione. Sì. Pregherò per te. Sì. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre. Sì. Pronto? Pronto. E buonasera, buonasera. Sì. Lodato Gesù Cristo. E padre, io devo fare una testimonianza. Io soffrivo abbastanza come quella signora di attacco di panico. Ho avuto anche i miei peccati, l'ho commesso un po' distrattamente e me ne sono pentita perché mi sono confessata. Io da 12 anni che non posso avere figli, però questa cosa l'ho accettata con un po' di dolore, con questo attacco di panico. E poi mi sono inserita nella comunità e mi sono liberata. Solamente che come metto in macchina sembra un po' di tensione, però prego al Signore, mi raccomando a Lui e queste cose mi scompaiono da sole. Adesso io esco, vado in chiesa da sola, vado in chiesa da sola, vado al supermercato. Prima io non potevo andare né al supermercato. Il Signore ti ha guarita anche in questa sfera, sì, pregando. Però io voglio che Gesù mi guarisca anche di darmi una gioia che ci tengo moltissimo, di avere questo bimbo che ne soffro molto, che non ne posso avere. Figlia mia, questo dono del Signore sono i figli, per cui appunto noi preghiamo, tante persone pregano e ottengono dei figli, ma anche l'amore così di coppia, l'amore senza figlie, è sempre un dono di Dio. E poi puoi sopperire a questa mancanza di figli naturale con l'adozione oppure con l'impegno di aiutare i figli degli altri. Questo te lo faccio. Comunque è una compensazione che tu puoi fare a te stessa, certo, ma sempre è un grande merito che tu ricevi dal Signore. Certo. Però continua a pregare. Sì, lo faccio con il cuore aperto. Che tu non possa avere ancora dei figli. Una volta qui è venuto questo fatto che abbiamo pregato in tre persone, in tre momenti diversi, nella stessa giornata, per una persona che da 14 anni non aveva figli, e il Signore ha esaudito tutte e tre le preghiere, ha avuto un parto trigemino. È bellissimo, va bene padre. Dopo 14 anni. Va bene. Possono capitare questi fatti. Va bene. Può dire una preghiera per me? Sì, sì, io pregherò per te nella preghiera comunitaria che faremo dopo. Sì. La saluto, buone cose. Salutato Gesù Cristo. Che il Signore ti benedica, sì. E gli dia un saluto ad Anna e a suo marito. Bene. Che sono mie compagne sane. Ah, bene. Grazie. Bravo. Ciao. Sì. Arrivederci. Grazie, arrivederci, sì. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Padre Matteo, telefono dalla provincia di Ancona. Io faccio parte del movimento Rinnovamento nello Spirito e del Ministero di Intercessione. Sì. E volevo quasi un consiglio da lei per noi che facciamo parte di questo ministero per crescere nella fede, in modo per avere sempre fede per pregare per gli altri e per restare sempre più in comunione tra noi che facciamo parte di questo ministero. Sì. La ringrazio. Prego. Pregherò per te perché Signora aumenti la tua fede. Pronto? 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 No, un attimino stanno filtrando le telefonate. Sì, pronto, pronto? Pronto? Ecco, adesso c'è. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera Padre Matteo. Buonasera. Telefono da Napoli. Napoli. E volevo chiedere Padre Matteo che io soffro di una forma di asma bronchiale da 44 anni, ne ho 46, e praticamente la mia vita è stata l'insegna della sofferenza dall'età di 2 anni, e poi altre prove familiari, insomma, tutte situazioni che mi hanno dato moltissima sofferenza, però con la mia conversione che ho avuto 11 anni fa, praticamente vivo nella gioia nonostante molte tribolazioni e molte prove. Perché come offro tutto al Signore, il Signore miracolosamente mi trasforma queste sofferenze in gioia. E non posso fare a meno di offrirgliele, perché penso sempre a Gesù crocifisso e a volte ho vergogna di lamentarmi della mia malattia e delle mie tribolazioni. Poi un'altra cosa, Padre Matteo, volevo chiedere, io ho fatto per 2 volte, quando ero ragazza, delle sedute di pranoterapia, che lì per lì mi hanno dato, diciamo, un beneficio fisico, ma delle reazioni un poco emozionali non buone. Volevo chiedere se è una cosa buona oppure proprio
tutti pranoterapeuti, oppure una cosa che non viene da Dio, quindi da sconsigliare? Sì, noi non consigliamo mai sotto il profilo pastorale la pranoterapia, a prescindere che ci sia questo prana, che ci sia questo flusso bioradiante, che ci sia questa energia o psichica o altro. Noi non consigliamo mai sotto il profilo pastorale la pranoterapia, non la condanniamo, però non la consigliamo, anche perché nella pranoterapia si possono infiltrare degli elementi che non sono buoni. Conosciamo pranoterapeuti che si lasciano guidare da forze di dubbia origine, per cui per questo sospetto che noi abbiamo sulla pranoterapia noi la sconsigliamo, anche senza una condanna, perché non sappiamo che cosa sia questo prana, se esiste o non esiste, se esiste questo fluido blu, bioradiante, se esiste questa forza psichica di tipo PK, non sappiamo, perché ancora la scienza ufficiale non si è pronunziata. Però sotto il profilo pastorale sconsigliamo di andare dai pranoterapeuti, anche perché molti pranoterapeuti non sono liberi nell'esercizio della loro, insomma, nell'esercizio della loro arte, e sappiamo con certezza che tanti pranoterapeuti sono guidati dallo spirito guida e ha molta incidenza la persona che opera, per cui non è tanto la tecnica che usano quanto quell'elemento personale che entra nella cura di pranoterapia. E siccome non sappiamo se il pranoterapeuta è un uomo guidato da Dio o invece è un essere un uomo non guidato da Dio, noi sconsigliamo così andare dai pranoterapeuti. Quindi nel dubbio è meglio evitare. Sì, padre Matteo, sotto il profilo pastorale noi sempre sconsigliamo. Sì, padre Matteo, e un'altra domanda. Quando non c'è il tempo materiale per pregare in quanto lavoro, ma il cuore e la mente sono sempre fissi in Dio, cioè anche nella contemplazione, anche osservando un fiore, osservando il cielo, le nuvole, proprio sì, il cuore gioisce, si dà lode al Signore. Sì. E se questo è preghiera, perché questo, ecco, il Signore mi sta dando delle tribolazioni, ecco, non dico me le sta dando, me le merito, perché penso che è una grazia spiare su questa terra. Ma quando, anche nella sofferenza, a volte delle contrarietà pure sul lavoro, ma si esce gioiosi, si fissano gli occhi nel Signore e sparisce tutto, ci si immerge nella sua contemplazione. Questo è un dono di Dio, anche questo, perché sono molte le vie usate dal Signore per venirci incontro. Se tu hai sperimentato che questo modo di trovare la tua pace guardando la natura, guardando le cose belle, ti fa bene, usa pure questo metodo. È sempre Dio che è presente nella natura, ti viene in contatto, e attraverso la contemplazione o la lettura di questo libro, che è il primo libro della rivelazione, che tu ti metti in contatto con Dio e Dio ti guarisce bene. Cerca di leggere questo libro, è il primo libro della rivelazione di Dio. Pronto? 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 Pronto, padre Matteo? Pronto, sì. Sono Maria Antonietta, chiamo da Foggia. Io faccio parte del rinnovamento nello spirito da 10 anni e più. Nella vita faccio il medico. Sì. E sono, tra l'altro, bene, responsabile del ministero. Bene, congratulo che fai il medico, sei l'arte nobile, l'arte sacra. E l'ho detto perché c'è un collegamento, perché sono responsabile, i miei fratelli hanno voluto che lo facessi, del ministero di guarigione. Bene. La mia domanda forse è un po' tecnica, però mi sta molto a cuore, mi premeva mettermi in contatto con lei, ed è questa. Nella organizzazione degli incontri di ministero del mio gruppo, abbiamo due incontri mensili di preghiera. Io poco fa ho sentito che tu parlavi della comunione che doveva circolare, sì, tra i membri di questo ministero. Noi siamo una decina. Sì. E credo che per far circolare la comunione, quindi l'amore di Dio, bisogna che noi ci incontriamo e preghiamo insieme, no? Sì.
prima, e poi quindi due incontri mensili per pregare tra di noi, e anche facciamo incontri di formazione, i più anziani, proprio sulle varie preghiere di guarigione, anche di liberazione, eccetera. Abbiamo letto anche alcuni testi, ultimamente quello di Calogero Verso, che è un, credo, un suo, sì, collaboratore, sì. Dicevo, e poi c'è un incontro mensile con gli ammalati o chi ha bisogno di preghiera, anche di guarigione interiore. A parte poi, per gli ammalati che non si possono muovere, quindi non ci possono raggiungere negli incontri in chiesa, a gruppetti di tre, sì, andiamo a casa. Stare, sì. Questa è l'organizzazione. Ultimamente mi è stato, diciamo, un po' contestato questi incontri da una sorella anziana del ministero, facente parte del ministero, più anziana di me. E lei sostiene che gli incontri sono troppi e che si vengono quindi a sovrapporre agli altri incontri delle piccole comunità, di cenacoli, l'incontro settimanale che noi abbiamo di gruppo proprio di preghiera. Questo mi ha lasciato un po' perplesso, perché mi viene da una sorella molto, molto fedele, molto pia, una donna che fa della sua vita una preghiera. E quindi ha posto in me dei dubbi, ero convinta che forse ci incontrassimo anche poco per pregare. Guarda, e volevo un tuo parere, un tuo consiglio. Se voi vi incontrate così due volte al mese, sì, non è poi molto. Non è molto. Non è molto. Io pensavo che fosse poco, no, in realtà. Due volte al mese potete incontrarvi benissimo. Poi è un ministero che è molto utile per la gente, è un ministero di carità, di misericordia. Cerca di convincere questa sorella maggiore, che poi è così pia, così comprensiva, sì, che è un ministero molto utile alla gente, per cui... Ma lei sosteneva questo, Padre Matteo, le chiedo, sì, scusa, sì, se interrompo, cioè, noi preghiamo in altre occasioni, non c'è bisogno che poi, sì, facciamo un ulteriore incontro per pregare, sì, tra, sì, di noi. Bene. Lei che dice? Va bene, se siete in questo ministero, continuate in questo ministero, certamente non dovete interrompere la preghiera comunitaria. No, mai, quello ormai. Quello è sempre una fonte per alimentare la pietà, così per personale, ma non solo, ma per cementare i vincoli con tutti gli altri membri della comunità. Ecco. E poi la comunità è sempre un sostegno, avete la spalla alla comunità. Sì. Una volta che siete in comunione con la comunità, operate pure. Sì. Sì. Qualche altro consiglio ci vuol dare, Padre Matteo? Domanda che... No, così... Continuate come avete fatto finora, con tanto profitto. Ci sarebbero da andare d'accordo tra di voi, perché la comunione è molto importante. Quindi... Cercate di coinvolgere anche questa persona, qualche volta così sentirà più... così... Sì, ma questa persona fa parte del ministero. Fa parte del ministero, meno due volte al mese, poi non è poi troppo. Non è troppo. Io, siccome ho avuto dei dubbi, ho ritenuto opportuno chiedere, anzi per me sarebbe stato opportuno farle un incontro ogni settimana. Tanti gruppi lo fanno settimana, noi lo facciamo tre volte alla settimana. Lo so che voi lo fate tre volte alla settimana, perché io faccio parte anche di ACT, sì, e ho incontrato a Perugia un altro, sì, suo collaboratore, sì, che... Ieri sera c'è stata una riunione della CT, sì, qui a Perugia, sì, erano in 40, è un bellissimo incontro. Sì, certo, non si può partecipare a tutti, perché poi, sì, c'è la vita, la famiglia, sì, per cui so come siete organizzati voi, perché me l'ha detto quel collega che è un suo collaboratore, adesso non ricordo il cognome, sì, perciò, e poi non lo so se lei ci può dare qualche altro consiglio sul modo di seguire, di avviare questi incontri nostri della comunità, proprio per far circolare, per metterci in comunione, per far circolare l'amore di Dio. Insistete soprattutto sull'amore, sì, e usate molto amore, soprattutto tu che sei medico, sì, usa quest'arma dell'amore e della preghiera, otterrai, sì, molto anche nella tua vita professionale, sì, non limitarti all'uso dell'arte medica, ma usa molto la preghiera e molto l'amore, otterrai di più con la preghiera, come diceva Moscati, che con l'arte medica. Credo che forse il Signore, attraverso questa malattia, voleva assaggiare la mia fede soprattutto. Ho pregato per 20 anni, 2 anni fa
Non mi sono mai scoraggiato, ringraziato il Signore per tutte le cose, insomma, negative che venivano da questa malattia. 2 anni fa io una notte ho sognato Padre Pio e mi ha detto: io devo fare ancora una grazia, poi la faccio a te. E anche dopo una settimana si sono aperte delle porte che minimamente pensavamo. Da un intervento non effettuabile è stato possibile effettuarlo, una delle 2 lesioni al cervello non risultava più dagli ulteriori accertamenti, mio marito è stato operato. Da 2 anni non ha più una crisi, ma il bello della sua guarigione è la guarigione spirituale che ha incontrato. Ebbene, quindi ecco, penso che la preghiera, 20 anni di preghiera. Hai pregato tu per 20 anni. Ho pregato tanto, Ci sei giunta anche l'intercessione dei santi, perché anche santi, questa certo, è una via di guarigione soprannaturale. Certo. I santi intercedono per noi e ottengono anche preghiera. Certamente, non scoraggiarsi mai, mai nella preghiera, continuare sempre a pregare. Non perdere mai, mai la speranza. Mai la speranza, mai io la speranza. Ho avuto... Questo devi dirlo anche agli altri. A tutti, io lo dico sempre, lo dico sempre, non vi scoraggiate mai nella preghiera, perché il Signore ci sembra che non ci ascolta, ma ci ascolta, ci vuole solo provare. Una gioia più grande che ho avuto da 2 anni è mio figlio in seminario, che per me è la grazia più grande che il Signore di questo dono. Certo, è un dono grandissimo. E tante volte ho anche una bambina, dico: beh, Santa Teresina, che ti sono tanto attaccata, non mi dispiacerebbe una buona carmelitana come te. Quello che vorrei il Signore, l'unica cosa che esorto a chi mi ascolta, pregare, pregare perché il Signore ascolta, anche quando non ci sembra, è sempre lì che ci ascolta. Il Signore ha sempre l'orecchio aperto, sa? Sempre, sempre. Se confida in Lui non resterà mai confuso. Mai deluso, no. Confidare sempre nel Signore. Gloria e lode a Dio, sempre. Gloria e gloria a Dio. Buonanotte, padre. Buonanotte, figlia. Pronto? Pronto? Padre Matteo, Francesco sono. Oh, Francesco, che c'è il saluto? C'è bisogno di parlare, tu va bene. Però, secondo me, no, io voglio ricordare che lei certe volte ha detto che le guarigioni, specialmente di tumore o qualcuno, c'era una persona malata di tumore, che stava a un perdono, di perdonare una persona che lei odiava, sì, e poi avveniva la guarigione, o confessarsi. Questo è una guarigione spirituale che Dio vuole prima, a cui è legata una guarigione fisica. Può succedere. E poi che è venuta, sì. E che poi io sono stato guarito da pregando per gli altri. Tante volte sei stato guarito. Di cuore e di cervicale. Questo lo ringrazio il buon Dio. Bene. Pace e bene. Pace e bene. Come bisogna porsi? Con l'animo, predisporsi con l'animo. Pronto? Sì, è in pronto. Diretta, prego, parli pure. Sì, pronto? Sì, pronto. Padre Matteo, buonasera. Sono Salvatore, chiamo da Rossano, provincia di Cosenza. Bene. Sì, io, lei ha parlato di malattie spirituali e malattie fisiche. Sì. Ecco, in che sfera pone invece le tribolazioni, le difficoltà nella vita, nel lavoro, nonostante... Le tribolazioni, sì, le sofferenze nella vita, questo... sono necessarie, sì, il cristiano non può farne a meno, perché rientra nel cammino della croce, perché noi che camminiamo in Cristo Gesù dobbiamo subire tribolazione. È detto nelle scritture, coloro che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù subiranno tribolazione nella vita, però con la tribolazione si dà delle consolazioni. Certo. È una tribolazione, possiamo dire che è una forma di malattia così interiore, se tu lo offri al Signore potrai trovare tanta consolazione, tanto merito. Certo, comunque io sono felice lo stesso, cioè, nonostante tutto. Grazie. Un'altra cosa brevemente, cioè, come bisogna, quando si offre a Gesù, queste tribolazioni, queste difficoltà, si offrono a Gesù, oltre al fatto di dire: Gesù, ti offro le mie tribolazioni, come bisogna predisporsi con l'animo, col cuore di fronte a Gesù? Beh, accettare sempre la tribolazione, non cercarla. No, assolutamente, certo, io combatto giorno per giorno. Accettalo volentieri come, per tanti motivi, sia come espiazione dei tuoi peccati, perché se per peccati ne abbiamo, sia per contribuire così alla redenzione degli altri, e poi per santificarti, perché la tribolazione affina, ti distacca dalle cose, ti mette in comunione più intimo con Dio. Ossia, la tribolazione, quando è vista in questa ottica, fa sempre bene. Grazie, padre Matteo. Una preghiera per la mia famiglia e il mio lavoro. Esatto, grazie. Sempre, buona notte. Sempre. Oh, sono malattie, insomma. Fatte malattie. Pronto, signora? Pronto? In diretta. Pronto? In diretta, sì. Sì. Pronto? Pronto? Pronto, padre Matteo. Sì. Salvatore Gesù Cristo. Sempre. Io sono una di Ripera. Signora, deve spegnere la radio, per favore. Sì, un momento.
Pronto, Padre Matteo. Sono, io avevo 4 anni che sono ammalata, Padre Matteo. Che ho soffruto di schiena. E io sono proprio con fede che di contare che è morto mio marito 4 anni e deve seguire la Radio Maria. Bene. E io sono stato sempre ammalata. Eh sì, Radio Maria è pure canale di guarigione, sai? Sì, ed io ascolto la Radio Maria, vado in chiesa tutte le mattine. Sì, quella preghiera che sempre viene. E anche così, vado all'ornamento dello Spirito Santo. Radio Maria è così canale di guarigione, sai, per la preghiera continua. Sì, sempre, sempre. Per il canto, per cui sempre ascolta. E anche puro vai all'arrivamento dello Spirito Santo. Sì. E quanto mi piace solo cantare quelle... canta, canta. Che... Ma sai, no, proprio sono felice, però tutti i giorni me ne faccio una. Ogni giorno sempre c'è una tribolazione, una ne finisce, una ne comincia. E come? Tutti è nel cammino giorni. Di Dio questo. Tutti i giorni, Padre. E io non so come deve fare, perché certe volte manco vedo un anno di andare in chiesa. No, in chiesa ci vai sempre. Sempre, ci vado subito, anche mi alzo, anche che non ci posso andare. Ci vado. Quando non ci puoi andare, il Signore... E io non lo so, perché di pregare, io hai pregato che mi hai imparato anche cose sopra la Radio Maria, preghiere. Bene, intanto, prega, quando puoi in casa, prega in casa, quando non puoi pregare così anche, con gli altri, anche prega da solo. Ci dico che quando prego, ora cade un po' di tempo che mi dico le preghiere, mi pare che mi tira le parole. E me le imbroglia le parole che dico. E va bene, alla volta questo è uno stato così di ansietà che hai, oppure di stanchezza. Ma quando non puoi pregare con le parole, prega con la mente, prega con il cuore, signora, ascolta ugualmente. Pronto, signora? Pronto? Sì? Pronto? Sì. Pronto? Buonasera, Padre Matteo, buonasera. Sono Patrizia da Torino. Bene. Volevo chiedere, intanto grazie dell'amore che trasmette... Ecco, volevo sapere questo, come mai ci sono persone, addirittura sacerdoti, che praticano la pranoterapia o il Reiki, e poi anche persone dicono che è un dono del Signore, frequentano tranquillamente i sacramenti, come se tutto fosse normale, e quindi alla gente come me vengono, non dico dei dubbi sul guarda, potere di Dio, mia, però mamma mia. Io voglio essere chiaro, un sacerdote che pratica il Reiki, no... Non è ammesso. Lo so, eppure addirittura sacerdoti che mandano dai pranoterapeuti. Alla volta il pranoterapeuta che è ben conosciuto, che usa una così soltanto una tecnica ed è in unione con Dio, non mi meraviglia che un sacerdote mandi da un pranoterapeuta, ma che un sacerdote manda da uno... Operatore di Reiki no, perché quello qui è un attimo. Eppure, ecco, e ci sono comunque molte persone che praticano sia Reiki che pranoterapia, frequentano i sacramenti, unendo le due cose nella propria vita, la gente vede che fanno uno e l'altro, dice vabbè, si vede che la Chiesa permette. No, la Chiesa non permette niente. Bisogna non fare confusione, non fare miscuglio, il guaio nostro oggi è che facciamo miscuglio. La fede retta vuole che noi... diciamo pane al pane, vino al vino, e condanniamo certe dottrine o certe pratiche che sono legate a dottrine erronee. E bisogna... è legato a una dottrina erronea, cerca il salvamento proprio, prescindendo da Cristo, questo non è possibile. E bisogna proprio informare questi fratelli di tutto quello che ci sta dietro. Sì. Ecco, grazie. Prego, buon lavoro nel Signore, pace a lei. Buonasera. Sì. Padre Matteo, mandiamo l'ultima telefonata perché il tempo ormai è scaduto e dovremmo avere una trasmissione di 4 ore anziché di 2 ore. Tutta la notte dovremmo... Mandiamo allora l'ultima telefonata, l'ultima, Padre Matteo. Certo. Pronto? Pronto? Pronto, in diretta. Pronto? Pronto? Buonasera, Padre Matteo. Buonasera. Sono Sergio, chiamo dalla provincia di Caserta. Bene, certo. Volevo chiedere, rilacciandomi al discorso che diceva il signore prima, che ha chiamato precedentemente, circa le tribolazioni della vita, ecco. Sì. La quotidianità della vita, ecco, cioè tutti i problemi legati al lavoro, allo stress, alle ansietà. Come comportarci di fronte al signore, nel senso che come affrontare ogni giorno tutte queste quotidianità? Accetta la tribolazione quotidiana che il Signore ti dà,
perché attraverso la tribolazione che tu maturi, non è attraverso la consolazione che tu maturi, ma attraverso il travaglio quotidiano, la stessa quotidianità del lavoro, della tribolazione, tu potrai camminare molto avanti nella via di Dio, per cui non spaventarti della tribolazione. E tante volte il pane quotidiano che è duro accetta la tribolazione delle mani di Dio e prega però il Signore che ti sostenga nella tribolazione. Il Signore sarà sempre con te, sta vicino a Dio, prega, frequenta i sacramenti, trova sempre un aiuto nella grazia sacramentale, troverai che la tribolazione non ti schiaccerà e la sopporterai con pazienza. Va benissimo. Bene. Grazie, buonasera Padre Matteo. Buonasera, sì. Ecco Padre Matteo, come diceva prima Michele, ci vorrebbero non 4 ore, ma la notte intera, perché chissà quanti volevano raggiungerti con la preghiera. Fare. Io rispondo volentieri perché ogni giorno lo faccio sappiamo, così. Tutto. Lo sappiamo che il tuo ministero, tu lo svolgi con questo impegno grande. Senti, ci piace salutarti e ringraziarti, ricordando le tue parole tanto belle, scritte proprio da te, quasi a conclusione del tuo libro La preghiera di guarigione. Ecco che questa sera penso che non solo a noi qui in regia, anche i due giovani che hanno fatto il servizio delle telefonate, ecco, ci ha aperto, penso a tutti i radioascoltatori e ascoltatrici, ha lasciato il cuore pieno di speranza la tua parola. Ecco, e queste parole con le quali concludi sono un po' il clou di quanto ci hai detto, e dici così: solo la grazia di Dio può guarire, grazia che possiamo veicolare attraverso la parola del Signore, ma che è importante, che bisogna far scendere la grazia attraverso la preghiera umile costanti che fora le nubi e giunge al trono di Dio. Sono stupende, non si potevano non annunciarle queste parole. Sì. Penso che stasera abbiamo il cuore veramente gonfio e non sappiamo come ringraziarti, vero Michele? Certo. Padre Matteo, però veramente vogliamo dirti grazie. No, grazie a voi che mi avete dato opportunità di parlare a tanta gente. Certamente dico, ripeto quello che ho scritto, che la preghiera dell'umile penetra le nubi, certo, e arriva al trono di Dio e non discende se non con la grazia. Dio ascolta gli umili, per cui esorto tutti gli ascoltatori a pregare, pregare con fede, pregare con umiltà, perché il buon Dio è il Padre di tutti, il mio cuore con gli oppressi, con gli umiliati, dice, ed io non ho l'orecchio chiuso, dice un altro testo. Non datemi riposo e non datemi riposo, perché io vi ascolterò. Per cui non diamoci mai riposo nel pregare e non diamo riposo a Dio, perché Dio è sempre con le orecchie aperte, gli occhi aperti per ascoltare i suoi figli e provvedere ai suoi figli. Grazie Padre Matteo. Allora, come dicevamo prima, a nome di tutti i radioascoltatori, un grazie per grazie. Quanta luce ci hai dato questa sera, grazie. E speriamo di poter mettere grazie in pratica a te, i tuoi. A te, Anna, sì, sì. E a tutte. Ecco, ti chiediamo, prima della tua benedizione, se puoi leggerci la preghiera che sta sul tuo libro, la preghiera sul popolo. Sì, e sul poi popolo. Vorremmo adesso lo leggerò subito. Vorremmo concludere. È una preghiera antichissima. È molto bella. Serapione di Temuis è un grande padre della Chiesa che dei primi tempi. Sì. Adesso leggiamo questa bella preghiera. Sì. La mano di vita è incontaminata del Figlio unico, la mano che guarisce tutti i nostri mali, che santifica e protegge, si stende sulle teste inchinate di questo popolo. Scenda su di lui l'illuminazione dello Spirito, la benedizione del cielo, l'invocazione dei profeti e degli apostoli. Conservi i corpi integri nella castità, le anime tese allo studio e alla conoscenza dei misteri. Tutti uniti siano benedetti per mezzo del tuo Figlio unico, Gesù Cristo. Per Lui ti siano riconosciute gloria e onnipotenza nello Spirito Santo, ora e per tutti i secoli. Amen. Grazie Padre Matteo. Bene. Adesso, e con questa bella preghiera diamo la benedizione. Certo, certo. Diamo la benedizione e ci auguriamo che Radio Maria sia veicolo di grazia per tanta e tanta gente, come l'è stata per tanti anni. Così continua ancora per molti e moltissimi anni a spargere luce, conforto e vita. Ecco.
Noi vogliamo assicurarti una cosa, Padre Matteo. Sì. Ti stava dicendo Michele che vediamo sì, speriamo di poterti avere ancora un'altra volta qui con noi a, ecco, a Radio Maria. Ma soprattutto speriamo. Ti vogliamo dire che senz'altro, ecco, nel tuo ministero che eserciti veramente instancabilmente ogni giorno, tutti i radioascoltatori e ascoltatrici che ti hanno sentito questa sera, quanti già lo facevano perché ti conoscono e quanti ti avranno conosciuto questa sera, ecco, sentiti davvero accompagnato con la preghiera di tutti noi, di questa grande famiglia di Radio Maria, che sa il bene che svolgi ovunque, ecco, e a chiunque si affida a te. Quindi adesso noi con il tuo saluto aspettiamo davvero su noi qui in regia, e la regia ci sono due giovani, come ti dicevo prima, che hanno lavorato tutta la sera per passarti le telefonate, Veronica e Corrado, e su Michele Dio, e poi su tutta veramente i radioascoltatori, Maria, su tutta la gente che ascolta, coloro che hanno momento. Tante angosce, tanti mali, ecco, che davvero sia la tua benedizione una consolazione per tutti. Signore, guarisci tante persone che ascoltano, Signore, consola tutti quelli che sono in attesa di una tua consolazione, di una tua parola. Vi benedica il Signore, vi protenga, il Signore illumini il suo volto su di voi e vi sia propizio, il Signore illumini il suo volto su ciascuno di voi sofferente e vi dia la pace, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 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 Grazie Padre Matteo, grazie Michele, grazie Anna, grazie a te e a tutto anche la comunità terapeutica. Insieme con me che hanno pregato e continuano a pregare. Ecco, ringraziamo Rosaria e tutti, e tutti, e tutti. Ecco, possiamo anche salutarla, se ce la passi un attimo. Possiamo... Sì, ciao Rosaria. Pronto, Anna? Pronto, sì. Grazie anche per l'attenzione, il collegamento e tutto. Grazie a voi di tutto. Bene, bene. Che il Signore vi benedica, vi accompagni sempre. Ricordate tutta la grande famiglia di Radio Maria al Signore. Senz'altro, senz'altro, lo faremo. E voi pregate per noi. Bene. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte.